ragazzi, qui Venom e per il video di oggi ho fatto ancora una volta una cosa completamente assurda. L'avevamo già fatto per la Serie A e ho deciso di farlo per la Premier League, ovvero, come avete letto dal titolo, ho randomizzato tutta la Premier League. Quindi ogni singolo giocatore del campionato di Premier, e sono più di 600 giocatori, ha cambiato squadra. Andiamo un po' a vedere come sono diventate le 20 squadre. Allora raga, prima vi faccio vedere giusto un'anticipazione, no? Così ci facciamo un'idea di quanto questo video sia assurdo. Harry Kane è finito al Liverpool, Son al Manchester United, Van Dijk al Brentford, De Bruyne al Nottingham Forest. Ne vediamo ancora un altro? Vediamo Allison. Allison anche lui al Nottingham Forest. Quindi ragazzi, possiamo già fare un'idea di come saranno queste 20 squadre di Premier League. Prima di andare a prevedere le 20 squadre però voglio farvi un regalo, ovvero, visto che molti su Instagram mi hanno chiesto come ho fatto a fare questa challenge con la Serie A ed era un po' complicato spiegarlo a parole, vi faccio vedere adesso in 10-20 secondi come ho fatto a spostare tutti i giocatori da una squadra all'altra in, diciamo, poco tempo. Ci ho messo una mezz'oretta. Lo facciamo con un altro campionato, così non vado a modificare queste squadre. Che ne so, prendiamo la Ligue 1, dovete fare semplicemente questo, guardate. Prendete un giocatore, andate su Francia, quindi di qua dovete mettere il campionato e poi iniziate a fare esattamente questa cosa. Così, guardate. Giocatore, sposti squadra, giocatore, cambi squadra, giocatore, cambi squadra, giocatore, cambi squadra. E lo fai all'infinito per tutte le 57 pagine del campionato. Sulla Premier hanno addirittura 64 le pagine. Vedete, fate semplicemente una roba del genere. Dovete solo prenderci un attimo la mano e poi vi viene automatico e potete anche farlo senza guardare, vedete? Lo faccio senza guardare. Questo è quello che succede. Quindi raga, vi ho spiegato come farlo, così se volete replicarlo anche voi adesso sapete come fare. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che, visto che molti di voi mi hanno scritto su Instagram, potete farlo anche voi, perché rispetto ai commenti che non riesco a rispondere a tutti quanti, su Instagram la sera mi metto sempre, e ve lo giuro, sempre, e rispondo a tutte le chat che ho, e sono più di 100-200 al giorno. Quindi se volete anche voi magari farmi un saluto, avete una domanda da farmi, volete consigliarmi un video, vi consiglio di passare su Insta. Mi chiamo ovviamente come qui su YouTube, quindi Venom, adesso vi faccio aprire qua il profilo. E se passate mandatemi un messaggio, così sono contento anche solo di scambiare due parole con voi che mi seguite tutti i giorni qua su YouTube. Ora andiamo a vedere le 20 squadre. Allora raga, io non le ho ancora viste, ho visto solo la prima e già mi sono spaventato. Allora, Inghilterra, iniziamo. Questo è l'Arsenal. Thiago Alcantara, Rodri, Fabinho difensore centrale e Mason Mount alla destra. Diciamo che è andata abbastanza bene all'Arsenal. L'Aston Villa invece chi ha come top player? Ha solamente Rodrigo e Lucas Moura. L'Aston Villa non lo vedo benissimo. Il Bournemouth invece ha un grandissimo centrocampo perché ha Bernardo Silva, Tielemans e Palinha. La difesa però è, insomma, un 60 come terzino e davanti hanno sì Rashford ma poi anche Watkins e Lanzini, che non sono tutta sta roba, ecco. Il Brentford invece chi ha? Julian Alvarez davanti, un certo Marquinhos alla destra, Gundogan e poi ha due difensori centrali assurdi, Van Dijk e Laporte. Un po' squilibrato però occhio al Brentford. Il Brighton invece, ragazzi, che squadra ha? Mamma mia, Haaland davanti, Bruno Fernandes, Partey a centrocampo, Martial alla sinistra, Romero difensore centrale. Il modulo è un po' tanto ambiguo. Ecco, sui moduli, regà, non sono andato a cambiare quelli originali della squadra, perché sennò davvero snaturavamo completamente le squadre. Già con tutti i giocatori diversi è una bella sfida. Il Chelsea, bella squadra, mi piace. Darwin Núñez, Welbeck, nessun top player tranne Cancelo e Ederson, però una squadra abbastanza equilibrata. Forse i tre difensori centrali, però possono compensare con gli altri reparti. Il Crystal Palace, Ings, Sterling, Jorginho, carina, carina squadra del Crystal Palace, e poi hanno il campione del mondo in porta, il miglior portiere del mondiale, Emiliano Martinez. L'Everton, Zaha da una parte, Diogo Jota dall'altra, difesa paurosa, Ruben Dias, Varane e Joe Gomez, e in porta Pope. Il Fulham, Vardy davanti, trequartista, un 62 di overall, non è che mi piaccia il Fulham, bene i due centrali, cioè così così, Rice a centrocampo, però il Fulham non lo vedo tra le candidate al titolo. Il Leeds invece ha Surridge davanti, avevo letto Sturridge ma non è lui, Kai Havertz, Dyer, Zinchenko, Ndidi, andiamo alla prossima, va? Il Leicester, Richarlison, Ziyech, Foden, Adama Traoré, Ndombele, McAllister, ma che squadra c'ha? No! Leicester secondo me è candidato numero uno alla vittoria finale. Dopo, quando farò il mio pronostico, potrei fare un pensierino al Leicester. Liverpool, ecco le big, Harry Kane davanti, Koulibaly dietro, Reece James, carina come squadra, secondo me se la può giocare, è a livello del Chelsea per ora, tra le big che abbiamo visto. Manchester City, Saint-Maximin, Luis Diaz, Jordan Henderson che passa dal Liverpool al City come capitano, Kanté nella mediana, Neto in porta, Perisic terzino, occhio al City, non gli è andata malissimo. Manchester United con Son, Firmino, Saka, Mahrez, vabbè, ma che attacco hanno? Poi vabbè, compensano con Kozlowski e Armstrong a centrocampo. Lindelof rimane al Manchester perché è ovvio che qualcuno dovesse rimanere nella sua squadra facendo completamente a caso. Bednarek, Cedric, Emerson e Forster. Bene davanti, male dietro.
Newcastle con Mitrovic, Salah, eccolo dove è Salah, e Arnold. Ah, praticamente il Newcastle ha preso la fascia di destra del Liverpool, Arnold e Salah. Per il resto non è chissà che squadra, però occhio a quei due. Nottingham Forest con Grealish, De Bruyne, ecco dove è finito De Bruyne, Semedo, Saliba, Nyakate, Robertson e Alisson. Super difesa, molto compatta e occhio davanti, soprattutto a De Bruyne. Southampton invece con un modulo abbastanza esotico, però davanti hanno Gabriel Jesus, Kulusevski, poi Eriksen, Allan, Keita. Anche loro non benissimo dietro, a parte The Game Port che ha 87 di overall, però davanti sono molto equilibrati. Passiamo al Tottenham, Jimenez, Fraser, Benrahma, Phillips, Douglas Luiz, Walker. Sta squadra non mi piace per niente, al Tottenham non è andata bene, non mi piace il Tottenham, poi magari vincono, eh. West Ham, Amonihi, Eze, Almiron, regà, posso dirvi che di sta squadra salvo solamente Bentancur e i due terzini, Shaw e Wan-Bissaka. Ah, c'hanno anche Lloris in porta, però per il resto anche loro non benissimo. Chiudiamo con il Wolverhampton, che hanno Sancho, Guedes, Lo Celso, Fred, Ramsey in porta, aiuta una parte, McTominay in mediana, non male il Wolverhampton. Ora regà, avete visto tutte e 20 le squadre, ve le faccio scorrere ancora una volta qua sotto in maniera molto rapida e in questo momento scrivetemi qua sotto nei commenti secondo voi quale squadra vincerà la Premier League che andremo a simulare adesso. Io ve l'ho già detto prima, io dico il Leicester. Ovviamente chi indovina si becca il cuoricino nei commenti a fine video. Allora andiamo a selezionare la Premier League e simuliamoci la nostra Premier League completamente randomizzata. Allora fatemi vedere le squadre come sono messe, se hanno tutte le stesse stelline. Beh, ci sono tipo 10 squadre con 4 stelle e mezza, poi abbiamo un po' di squadre a 4 stelle e nessuna sotto le 4 stelle, quindi sarà una Premier League super equilibrata. Già la Premier League è il campionato più equilibrato del mondo, così che l'abbiamo randomizzato ancora di più. Secondo il gioco la squadra più forte è il Nottingham Forest. Io non ricordo chi avesse il Nottingham Forest, però mi fido del gioco. Il mio Leicester è al secondo posto, buono. Dai, vi faccio vedere una per una le stelle delle squadre, così se avete commentato con una squadra che non vi convince potete modificare adesso il commento o rifarlo. Io comunque ho scelto il Leicester, quindi dobbiamo scegliere due squadre per simularci questa Premier. Prenderei il Leicester e poi chi prendiamo? Prendiamo il Chelsea, dai, che comunque è una big nel calcio reale, qua invece è tra le più scarse, quindi prendiamo il Leicester e il Chelsea. 3, 2, 1, dentro con la Premier League randomizzata. Allora, fatemi vedere le formazioni, se sono corrette, sì, per fortuna non sono state modificate, perché prima per sbaglio ero andato sulla modalità mondiali, c'era scritto scarico aggiornamenti, mi sono preso male, ho detto no, qua mi resetta tutto, invece per fortuna no, se no avrei dovuto rifare tutto da capo. Il Chelsea in realtà non è una squadra brutta, cioè è molto molto equilibrata, non so perché la mettono tra le più scarse, secondo me ce la possono fare ad arrivare tra le prime, non dico vincere perché per la vittoria appunto il Leicester, però ce la possono fare. Ora regà, come funziona per chi è nuovo del canale? Ovviamente non vi faccio vedere tutte le 38 partite del Chelsea e del Leicester, che tra l'altro si affrontano nella prima giornata. Ok, sembra fatta apposta, ma mi vado a simulare io le partite off camera, vi faccio vedere i big match più importanti e poi vi faccio dei recap alla decima, a metà campionato, alla trentesima e all'ultima giornata di campionato. Tra l'altro sarà interessante vedere anche chi vincerà la classifica marcatori, perché tutti i giocatori non sono nelle loro squadre, quindi Haaland, ok, è tanto forte, ma è forte del City. Vediamo nella squadra in cui è capitato se riuscirà a fare bene uguale. Iniziamo quindi subito con le nostre due squadre selezionate, Chelsea e Leicester. 3, 2, 1. 2-1 per il Chelsea, segnano Danny Welbeck e Martinelli. Per il Leicester, Richarlison. Vedete ragazzi, le statistiche non contano niente. Il Chelsea era tra le più scarse e ha subito vinto contro una delle più forti. Oh regà, il Chelsea mica male, eh. Due vittorie di fila, segna Darwin Núñez e ancora Welbeck. Vi immaginate Welbeck capocannoniere della Premier League? Sarebbe tipo un ritorno al 2013, fantastico. E poi non è mai stato capocannoniere della Premier League, però lì segnava tanti gol. Vediamo invece il Leicester, dopo la sconfitta col Chelsea al debutto, hanno uno squadrone pauroso, raga, ma che squadra c'hanno? È compattissimo, non trovo un difetto nel Leicester, pazzesco. Forse le riserve, fatemi vedere le riserve del Leicester che non le abbiamo viste. Ma per niente, raga, c'hanno Ogbonna, Barnes, James, Smith Rowe, in tribuna hanno Bowen, Konsa, raga, Leicester vince, fidatevi di me. Mi spiace se non l'avete scritto nei commenti. 3, 2, 1, dai Leicester! 2-0, finalmente! McAllister e Ziyech. Tra l'altro in ogni simulazione che faccio dove c'è di mezzo la Premier League, McAllister fa tipo 10-15 gol, anche se è un centrocampista centrale, quindi... Spero venga in Serie A, perché ho sentito che potrebbe venire in Serie A in questo calciomercato. Speriamo, sarebbe un bel colpo per la Serie A. Vedete raga, io ve l'ho detto, partita dopo non volevo farvela neanche vedere, però di nuovo ho segnato McAllister, quindi due gol in tre partite per il giocatore dell'Argentina. Quanto vuole il Chelsea raga? Tre vittorie in tre partite, ancora una volta Darwin Núñez e ancora una volta Danny Welbeck. Questa è un'altra che non vi volevo far vedere, ma si affrontano le due squadre prime a pari punti, Chelsea e Southampton. Anche il Southampton, Coutinho, Eriksen, Jesus, avevano anche Kulusevski o sbaglio? Boh, si vede che o è squalificato o è infortunato, o mi sono confuso io. Eccola lì la prima sconfitta del Chelsea, McGinn e Robinson. Tra l'altro il Southampton ha giocato in 10 tutta la partita perché è stato espulso Allan e ha pure sbagliato un rigore, cioè ci hanno distrutto. Eccolo dove è finito Haaland ragazzi, al Brighton, me l'ero scordato, però non sta facendo benissimo. Vediamo se ci fa gol, sicuramente al Leicester ne fa 3.
2-0, ma guardate chi segna! Segna solo lui, doppietta di McAllister. Raga, McAllister comunque ha un problema in sto gioco, secondo me è tipo buggato, non lo so. Cioè, in ogni simulazione che faccio fa veramente 20 gol. Sarà lui il capocannoniere, follia, è un centrocampista. Ho capito che è una mezzala che si inserisce tipo Marchisio ai tempi d'oro, però non da far così tanti gol. Ma no, vabbè, raga, ma cosa sto vedendo? Ha fatto di nuovo doppietta la partita dopo. Ha fatto 6 gol in 5 partite con 2 doppiette di fila, McAllister. Ma com'è possibile, raga? Ma scusate, ma in che ruolo sta giocando McAllister? Fatemi vedere un attimo, gestione squadra. Ma sta giocando centrocampista addirittura davanti alla difesa. Ma com'è possibile sta cosa? Io non dico più niente. Va bene così. Intanto il Leicester affronta il Manchester United. Non vi spoilerò la posizione di classifica di nessuna squadra perché ve la faccio vedere alla decima giornata. Però questo è un big match. Il Manchester chi è che ha di interessante? Son, Firmino, Mahrez. Ok, l'obiettivo sarà non prendere gol. Proviamoci. 3-2-1. 1-1. Vabbè, non vi dico neanche chi ha segnato. Lo vedete con i vostri occhi, raga. 1-1 per loro, gol di Son e sbaglia Mahrez rigore, per fortuna. Il Leicester ora affronta il Liverpool che ha Harry Kane davanti e per il resto una squadra... Enzomma. Vediamo un po' come va a finire. 2-1, Foden e Barnes. Ah, è vero che noi abbiamo pure Foden. Ok. Intanto il Chelsea vince con l'Everton 1-0 e fa altri 3 punti. Continua a segnare solo Darwin Núñez. Ma non è che Darwin Núñez nella realtà ha sbagliato squadra, perché il Liverpool non è che sta giocando così bene, Decima giornata, poi facciamo il recap e c'è Chelsea-Manchester United, un grande classico della Premier League. Vediamo chi vince, 2-2, Darwin Núñez ovviamente, André Gomes, Son e Cedric. Ultima partita, anche per il Leicester prima del recap, chiudiamo con un gol di McAllister. Vediamo se chiudiamo con un gol di McAllister, no, chiudiamo con una sconfitta. Sapete perché? Perché il mister ha fatto uscire McAllister al 60esimo. Tra l'altro segna Vardy contro il Leicester il gol vittoria. Cosa sto vedendo? Decima giornata, è il momento di vedere la classifica marcatori, che già sappiamo chi la sta guidando, e la classifica. Allora, classifica marcatori, ah no, non c'è McAllister primo, vabbè, è sempre con 7 gol, però ci sono Benrahma e Guedes, poi abbiamo Christie e Surridge, ma io vorrei vedere tipo Haaland, Harry Kane, dove sono? C'è Núñez con 6 gol, raga, Haaland non c'è, non si sta ambientando bene nel Brighton, incredibile, vabbè, magari poi si riprende. Classifica assist, chi è il primo? Stanislas. Mai sentito in vita mia. Va bene, vediamo la classifica della Premier, come sta andando dopo 10 giornate. Vabbè raga, ma com'è possibile? Le due squadre che ho scelto completamente a caso sono prima e seconda. Wop. Ok, e tra l'altro una era pure tra le peggiori come overall. Va bene, si vede proprio che è un campionato super super equilibrato, anche perché tra la prima e l'ottava ci sono 8 punti. Va bene, City 10° posto, United 12°, Liverpool 18°. Ma che campionato sto vedendo raga, spettacolo. Adesso andiamo fino a metà campionato e come prima vi faccio vedere solo le partite più importanti. Vediamoci la partita numero 11 di Chelsea e Leicester, le due squadre che stanno guidando il campionato in maniera totalmente inaspettata. Bene, Martinelli, Darwin e Martinelli, ok. Il Leicester invece va contro il Brentford, il Leicester deve difendere il secondo posto ma anche puntare al primo. Non so chi sperare delle due che vinca tra Leicester e Chelsea, intanto 4-1. Adama, Foden e Richarlison. McAllister si è un attimo preso un periodo di pausa, ci posso stare. Mamma mia che partita, Chelsea-Liverpool, ma come potete ben vedere il Liverpool è 18° in classifica. E in effetti non aveva una squadra così bella, ha solo Harry Kane, ecco perché sta facendo fatica Harry Kane. 3-0, ma cosa? Ma sono ultimi in classifica! Gray, Scamacca e Nelson. Chi è Nelson? Quello dei Relative, lo youtuber di Space Valley? Ok, 3-0, va bene. Intanto il Chelsea, sempre più primo, affronta il Brentford che dietro a Van Dijk, Laporte. Riusciremo a fargli un gol? Non lo so, vediamo. 2-0. Martinelli e André Gomes. Ma quanti gol sta facendo André Gomes, raga? Troppo, ma pure Martinelli, cioè ma... Raga, ma il Chelsea, rinato con questa randomizzazione. E poi sì, è una squadra compatta, ma niente di così eccezionale, non ha dei nomi assurdi. Intanto c'è Leicester-Tottenham, il Tottenham è al 6° posto, mi sembro, giù di lì. 1-1, infatti, Richarlison, e da loro chi ha segnato? Benrahma. Richarlison, tra l'altro, gol dell'ex, perché Richarlison in real life gioca al Tottenham. E arriva un altro big match, perché il Leicester affronta il Manchester City. Quanto è bella sta maglietta del Leicester, nera, con le scritte verde acqua fluo, fantastica. Raga, questa la risolve McAllister. 3, 2, 1... 2-1, no! McAllister si fa morire, da noi segna Ziyech, da loro Forshaw e Elionussi. E sbaglia pure il rigore, Broha. Ci sta, dai. Rende più entusiasmante il campionato, si accorcia ancora di più la classifica, perché, ve lo dico, me la sono spoilerata prima di questa partita. La seconda contro la terza. Non vi dico chi è la seconda e non vi dico chi è la terza, però, Southampton, Leicester. 3, 2, 1, 2 a 1! Da loro Gabriel Jesus, da noi Foden e torna al gol McAllister. Ecco perché siamo tornati a vincere, perché è tornato al gol il nostro bomber, McAllister. Due giornate prima di metà campionato e c'è Chelsea-Manchester City. Il City si è clamorosamente ripreso in classifica, 1-1. Martinelli e da loro segna Cook.
Ok, non farò battute riguardo al nome di questo giocatore. Intanto il Leicester pareggia 2-2 col Crystal Palace, che di per sé non è una notizia così interessante, ma interessante perché guardate chi ha segnato: McAllister. 19esima giornata, ci vediamo la partita del Leicester, la partita del Chelsea e poi facciamo il punto della situazione esattamente a metà campionato. Intanto 1-0, Richarlison. Il Chelsea chiude il suo girone di andata contro l'Arsenal, l'Arsenal di Fabinho, Rodri, Gabriel, Cucurella e Kepa in porta. Vediamo, 2-0. Sempre e solo Darwin Núñez per il Chelsea, let's go. Quindi siamo giunti a metà campionato, vediamo prima classifica marcatori e poi classifica generale. Statistiche giocatori: Grealish al primo posto con Nottingham Forest con 10 gol, segue Christie con 10 anche lui, Benrahma, Darwin Núñez, let's go, e Guedes, 4 giocatori a 10 gol. Ok, McAllister quanti ne ha? 9, va bene. Classifica assist, ancora Stanislas primo. Ok. Classifica generale a metà campionato invece che vede Aston Villa, Newcastle, Liverpool all'ultimo posto, Everton, Brentford, Fulham, Brighton, Arsenal, Bournemouth, Manchester City che si era ripreso, poi è calato, Tottenham, Nottingham Forest che nonostante Grealish capocannoniere non è messo bene, West Ham, United, Crystal Palace, Leeds, zona Champions, Wolverhampton, Southampton, e le prime due sono ancora Chelsea e Leicester. Follia, follia, e hanno pure preso il distacco dalle altre. Ok, raga, vi giuro, sembra fatto apposta, ma le ho scelte completamente a caso. Cioè, il Leicester l'ho scelto perché comunque mi sembrava una bella squadra, ma il Chelsea l'ho preso completamente a caso perché era una big tra quelle con meno valutazione ed è primo in classifica. Fantastico, fantastico. Bene, dunque ora, come in tutti i video, raga, io mi simulo tutte le partite fino alla 30esima giornata e lì però non ve le faccio vedere neanche se ci sono i big match. Quindi, come per magia, conterò fino a 3 e vi ritroverete alla 30esima giornata. 1, 2, 3, 30esima giornata. E come per magia, siamo passati alla 30esima giornata. E niente raga, nessuna squadra riesce a interrompere l'egemonia di Chelsea e Leicester, che sono le uniche due squadre che si stanno giocando lo scudetto. 60 punti il Chelsea, 56 Leicester, e poi le altre sono dietrissimo. Il West Ham è la più vicina con 48. Il City ancora ottavo, lo United decimo. Poi abbiamo l'Arsenal al 14° posto e il Liverpool in zona retrocessione. Ok, ora raga, mancano 8 partite, per alcune squadre 9, ma quasi per tutte 8. Anche qua non ve le faccio vedere tutte, ma le più importanti cerco di farvele vedere. E tra l'altro guardate in cosa si inizia: con Chelsea, Leicester. Con una vittoria del Leicester sarebbe un finale di campionato apertissimo. Allora andiamo a simularci Leicester-Chelsea. Mamma mia, brividi a Leicester per questa partita. 4-1, mamma mia il Chelsea. André Gomes, Martinelli e Cancelo. Non segna neanche McAllister. Vabbè, non ci voleva. Let's go McAllister, 3-2 con l'Everton. E McAllister ne fa 2. Andiamo che siamo primi in classifica marcatori. Let's go. Intanto il Chelsea, che sembrava imbattibile, perde 2-0 col Wolverhampton. Segnano Guedes e Sancho. Buono, buono. Forse c'è ancora speranza per un finale di campionato un po' aperto. Attenzione, seconda sconfitta di fila per il Chelsea. Segna l'ex De Bruyne, perché giocava al Chelsea tipo 10 anni fa, e Trossard. Leicester Newcastle, il Leicester deve vincere per riavvicinarsi al Chelsea, per dare un senso a questo finale. 2-0, McAllister, let's go. Com'è la situazione in classifica? 5 dalla fine, Chelsea 63, Leicester 62. Attenzione, attenzione. E il Chelsea ora affronta il City, che di base sarebbe una partita difficile, ma questo non è il City, raga. Questo non è per niente il City. Vediamo come va a finire. Infatti, vince il Chelsea con doppietta di Martinelli e gol di Joao Cancelo, che segna alla sua squadra, il Manchester City. Ora il Chelsea affronta il Tottenham. Dai, Tottenham, tieni aperto sto campionato. Niente. Il solito Darwin Núñez ne fa 2. 21, 20, 19, 19, 19. Mamma mia, se la giocano Darwin Núñez e McAllister, due giocatori delle nostre squadre. Follia, raga, cioè, follia. 1-0 McAllister, let's go, di nuovo primo, di nuovo primo. Oh, a pari punti facciamo vincere lui, perché è un centrocampista, raga, dai. 3 giornate alla fine, il Leicester affronta il Brighton. Ormai ci interessa solamente più McAllister, dai McAllister. 2-1, ma segna McAllister, let's go. Però male, perché così il Leicester non può più vincere lo scudetto, mi sa, con questa sconfitta. Occhio però che il Chelsea perde, vince 1-0 il Southampton con gol di Kulusevski. Ah, tra l'altro vi voglio far vedere su rosa che McAllister non l'ho potenziato, e ancora poi pensate strano, 76 di over, vi faccio vedere anche le statistiche dettagliate, guardate qua sotto da qualche parte, ve le faccio scorrere, mettete pure pausa per controllarle, e McAllister originale, 76 di overall. Classifica, ultima giornata, 71 addirittura, il Leicester è avanti di 1, mamma mia, regà, io tra le due spero Leicester, perché Leicester è quella che ho scelto proprio col cuore, il Chelsea l'ho scelta perché dovevo scegliere un'altra. Leicester contro Aston Villa per chiudere il campionato, alzare la coppa. 1-1, no! E non segna neanche McAllister. Rischiamo di rovinare tutta l'ultima giornata. E all'ultima giornata, l'ultima partita, ce l'ha il Chelsea contro l'Arsenal. Il Chelsea deve vincere per vincere la Premier League. In caso di sconfitta o di pareggio sarà campione il Leicester. Vediamo. 3, 2, 1.
2-1 Bissouma e Welbeck, e quindi andiamo a vedere la classifica, perché i campioni di questa Premier League randomizzata sono i londinesi del Chelsea con 73 punti. Vediamo bene la classifica e poi andiamo a vedere quella marcatori. Chelsea 73, Leicester 72, ripeto, le due squadre che avevo scelto io, ok, sono un fenomeno. Southampton, West Ham, Wolverhampton, poi abbiamo City, United e Liverpool che fanno filotto, decimo, undicesimo e dodicesimo, con Liverpool che per fortuna si è ripreso perché era troppo in fondo, però è sceso l'Arsenal al quindicesimo posto. Zona retrocessione, anzi proprio retrocesse, Bournemouth, Brentford e Aston Villa, che è andato in Champions insieme a Chelsea, Leicester, Southampton e West Ham. Ok, ok. Vediamo chi ha vinto la classifica marcatori. 3-2-1 McAllister. Sì. Ma com'è possibile? Let's go. 23 gol in 38 partite per McAllister, che per la prima volta nella storia, credo, da centrocampista centrale nel 4-2-3-1 vince la classifica marcatori di Premier League. Invece classifica assist, Joao Cancelo con 12 assist in 38 partite. Ci sta, ci sta. Io, regà, ve lo dico, McAllister lo metto in copertina. Cioè, copertina per McAllister assicurata. Regà, se per caso non l'ho messo in copertina, togliete il mi piace che avete messo prima, vi do io l'autorizzazione. Detto ciò, ragazzi, con in sottofondo non tanto la classifica che abbiamo già visto, ma la classifica marcatori, io vi ringrazio per aver visto questo video che termina qui. Se ancora non l'hai fatto, un'iscrizione qua sotto, un mi piace, un commento, quello che vuoi. Da Venom è tutto, ci vediamo domani, anzi no, domani domenica, quindi lunedì con un prossimo video. Bella!